oggi siamo davanti al Ministero dell'Istruzione per protestare ancora questo governo. Come mai in questo caso? In questo caso è ancora più eclatante, cioè c'è un inizio di anno scolastico dove mancano addirittura gli insegnanti, dove ci sono gli asili pollaio, cioè mettono tutti quanti i denti indiscriminatamente. Ecco, c'è una situazione precaria e paradossale, appunto, questa parola proprio all'inizio dell'anno scolastico. Noi siamo qui per mettere in evidenza queste anomalie, questi vuoti istituzionali all'interno della scuola, e vediamo che cosa ci risponde la classe, appunto, dirigente, quella che dovrebbe rispondere ad un inizio scolastico regolare, cosa che non è avvenuto oggi. L'idea è che il ministro della pubblica istruzione e dell'università è in realtà un funzionario del Ministero dell'Economia, è un esecutore di ordini e sono ordini di tagli. Questo ha due conseguenze fondamentalmente: da un lato la riduzione dell'offerta formativa, la riduzione di cultura di scuola, di università e di ricerca per i cittadini e i giovani, e una riduzione di possibilità per gli insegnanti, per i precari e per i giovani che vogliono insegnare. Noi siamo in una condizione, come dire, di progressiva riduzione del peso della formazione nel paese, e questa cosa va cambiata, perché qualunque paese si vuole sviluppare deve sviluppare la propria formazione. Classi sempre più numerose, per questo e per tanti altri motivi, come l'edilizia scolastica scandalosa, il diritto allo studio che non viene rispettato, lanceremo la mobilitazione del 7 ottobre in cui in circa 100 piazze in tutto il paese, con cortei studenteschi, faremo sentire la nostra voce al governo. Ci sono meno posti per gli insegnanti di latino e greco, ma non è soltanto una questione lavorativa, sindacale, è una questione soprattutto culturale, cioè sostanzialmente umiliando gli insegnanti di latino e greco si minacciano gli studi classici in Italia, cioè si minaccia l'istituzione del liceo classico. Bisogna che tutti quanti scendiamo a protestare e non pensare soltanto perché stiamo bene, insomma, in quest'anno, per esempio, perché io insegno, vuol dire, insomma, che starò bene sempre, non è così. Questo governo ha deciso di buttare nella spazzatura la scuola pubblica, di creare una scala di merito all'incontrario, per cui chi ha meno professionalità, chi ha meno capacità ha più opportunità invece di chi ha invece competenze e specificità. È una scuola che non forma, è una scuola che farà allontanare i giovani dalla formazione e che rende meno libero questo paese, perché un paese che non si fonda su investimenti di risorse nella scuola, nella formazione, nella propria classe futura, nei propri figli, è un paese che ha rinunciato ad essere libero, è un paese che ha rinunciato a svilupparsi anche in termini di tecnologia e di capacità. Abbiamo incontrato sia il dottor Chiappetta che il dottor De Angelis, che sono quelli, appunto, Chiappetta è il capo del personale. Ci hanno detto questo, cioè la discussione è stata abbastanza lunga, abbiamo cercato di farli presente tutti i dati di cui eravamo in possesso. Allora, loro innanzitutto hanno riconosciuto che c'è stato uno squilibrio nell'attribuzione delle cattedre. Chiaramente dobbiamo seguire, noi non dobbiamo deporre le armi, ma dobbiamo attraverso chiaramente l'onorevole Zazzera, che sta in settima commissione, dobbiamo cercare di mantenere sempre alta la nostra attenzione su quello che succede. E comunque, insomma, sembra che loro si rendano effettivamente conto di quello che sta succedendo, si siano resi conto un po' adesso.